Noi oggi votiamo la disponibilità come Regione Liguria di accendere un mutuo per appaltare l'opera, perché è un'occasione storica per il rilancio veramente della portualità italiana, ma soprattutto per lo sviluppo strutturale e infrastrutturale di una città ormai diventata un punto di riferimento importante nel Mediterraneo come Genova. È sembrata una risposta tipo quelle che fanno i calciatori subito dopo la partita, avete presente com'è andata? Bene, abbiamo fatto tanto, giocata importante. Peccato che poi tre dei quattro incarichi più importanti della regione, della città di Genova, due sono agli arresti, uno è indagato e il quarto mente. E il quarto è il sindaco di Genova, che ci dice che le soluzioni operative elaborate ci rendono ad oggi confidenti che si possa recuperare il tempo perso. Ecco, il tempo perso. Il tempo che lui ha perso. La Liguria è completamente smarrita, ha un presidente della regione agli arresti, l'ex presidente del porto che in cella, ha un sindaco che non è indagato ma è dimezzato perché andava a braccetto con tutte queste persone. Adesso tocca a noi. Abbiamo tutta la classe dirigente e un modello politico-economico che possiamo rinnovare. La diga serve perché rispetto al passato ovviamente sono cambiati i vettori che portano le merci. Il problema di questa diga è che, come dice l'ANAC, che non sono state assolutamente, non hanno seguito, diciamo così, la normativa del codice degli appalti. L'ANAC ne fa 12 pagine di osservazioni. Un impatto che non è di poco conto, e ultimamente c'è stata anche una presa di posizione non degli ultimi arrivati ma del direttore dei lavori e del RUP, dell'autorità di sistema portuale, che ha detto: ma cosa state facendo? Ma fermatevi, perché qua rischia di venire giù tutto. Bisogna valutare la consistenza del fondale dove viene posizionato. Un fondale fangoso di 50 metri di profondità, caso unico al mondo. Quando l'hanno fatta in altri paesi come in Francia, Nizza nel 79, è collassata e ha provocato uno tsunami. Cioè, noi rischiamo di spendere 3 miliardi perché, caso unico al mondo, gli extra costi per i rischi geologici, cioè se c'è il fango e sprofonda tutti, sono tutti a carico del pubblico. Oggi sono andati avanti, come nonostante che noi abbiamo chiesto di stralciare il finanziamento di una parte del finanziamento complessivo che serve per realizzare la diga, 57 milioni a carico della regione. Ma come si fa a dare una cambiale in bianco in un momento di grande confusione e soprattutto di grande incertezza che riguarda un'opera così? Un'opera da 1.330 milioni fino adesso, che rischia di arrivare a 3 miliardi, che sta andando avanti senza la valutazione di impatto ambientale.